ragazzi, allora questo è il primo video outfit che faccio dalla casa nuova, quindi devo ancora un attimino capire qual è la location giusta per i video. Più che altro, essendo la casa ancora abbastanza vuota, magari infatti sentirete un po' il rimbombo, non ho abbastanza, diciamo, posti dove poter appoggiare la videocamera per fare il video. Quindi insomma, vediamo insieme, andando avanti, quale sarà poi la location giusta. Io sto per andare a cena fuori, con le mie colleghe. Andiamo a casa di una collega che ci prepara i panzerotti perché è pugliese, e quindi siamo invitate insomma in 4-5 con i rispettivi fidanzati. Io sto aspettando il mio fidanzato che rientri, che è andato, insomma deve tornare ancora da lavoro, e però mi sono già preparata perché comunque appena tornerà mi sa che dovremo uscire. Qui a Torino in questi giorni fa caldissimo, oggi c'era qualcosa come 25 gradi, domani in realtà è previsto il diluvio universale, ma visto che la serata è ancora bella e calda e comunque bene o male staremo a casa, ho deciso di indossare un vestito nuovo che mi piace molto e comunque già primaverile. Quindi vi faccio vedere un po' l'outfit. Allora, il vestito è questo, aspettate che ve lo faccio vedere bene. È praticamente un due pezzi, quindi sotto ha questa maglia semplicissima bianca girocollo che rimane più o meno lunga fin qua, e poi sopra ha questo vestito sotto veste che al fondo ha un po' i bulan. Quando ho visto questo vestito ho detto mio, mi piace un sacco. In realtà speravo rimanesse un pochino più morbido, invece rimane un pochino aderente, però insomma ditemi voi se mi segna troppo oppure no. Ho poi abbinato, vabbè, i miei soliti accessori, e poi questa che è una collana handmade che ho comprato diverso tempo fa a un mercatino di Natale, ma è la prima volta che la metto. L'avevo anche pagata abbastanza, intorno ai 40 euro, però non lo so, io ogni tanto compro le cose e poi mi dimentico di averle, e quindi così l'ho abbinata con questa giacchina in pelle che mi piace tantissimo, devo dire, non riesco a sfruttare molto, ma mi piace tanto, ed è appunto manica a tre quarti, qua davanti è in ecopelle, quindi rimane un po' così con le punte, mentre dietro è tutto in pizzo traforato, e quindi insomma mi piace un po' il gioco del vedo non vedo. Ai piedi ho poi indossato le mie Converse nere borchiate, per dare così, insomma, visto che il vestito è lungo, un po' elegantino, per darne un tocco un po' più sportivo. Quindi questo è l'outfit nel suo insieme. Poi come borsa utilizzerò questa, che è della GAM di Gianni Chiarini. È una serie di borse che mi piace veramente tanto, ne ho due, una così che è la media e poi quella più piccolina da portare tracolla, e mi piace molto. Questa appunto è fatta così, è sull'argento e il nero, è veramente molto molto comoda. Sopra penso che metterò un maglione pesante di lana, adesso magari vado a prenderne uno così vi faccio vedere. Sopra, al posto della giacca, penso che metterò questo maglione così un po' pesante. Devo dire che in questa stagione in cui fuori fa freschino, ma non ancora caldo, cioè una via di mezzo, né caldo né freddo, mi piace molto fare queste sovrapposizioni, e quindi penso che uscirò così. Questo sarà il mio outfit nella totalità. Niente, quindi spero che si sia capito qualcosa, che prometto che per le prossime volte cercherò di trovare un luogo più adatto per fare i video outfit. Un bacione, ciao!